Citando una sua canzone così bello, anzi, bellissimissimo, avere qui con noi a Radio Bruno Alfa. Ciao! Ciao, buongiorno. Ciao Andrea, allora innanzitutto siamo molto contenti perché ci verrai a trovare diverse volte questa settimana proprio per commentare step by step questa tua avventura sarremese e ci hai portato il calendario dell'avvento settimanale. Sa settimanale, sarremese <ride> proprio che tu hai ideato. Eh sì, diciamo che dato che faremo molto tardi, sia io che voi, perché insomma mi sembra che alle, fino alle tre ce l'abbiamo, abbiamo preparato un po' di, di, di cose per andare avanti, nonostante gli orari un po' difficili. E quindi non vediamo l'ora naturalmente di aprire tutte le caselle. Raccontiamo un po' di te, nel senso che comunque eri prossimo all'avventura sarremese, sarremo giovani, poi dopo il Covid ti ha stoppato e finalmente invece sei in gara quest'anno. Sì, è, è, la vivo un po' come un segno del destino no? eh, L'anno scorso è stato molto difficile per me Io lo dico proprio senza problemi Ho rosicato per, per tanto tempo chiaramente Perché essendo stato squalificato Non avevo neanche potuto dimostrare il mio valore e, Fortunatamente poi dopo quello stop Non ci siamo mai fermati Abbiamo fatto più di 50 concerti Quest'estate abbiamo fatto uscire tre canzoni Tra cui appunto Bellissimissima Quindi secondo me siamo stati premiati E quest'anno ci andiamo anche da Big Che è molto diverso da darci da giovani. E la tua emozione com'è? Qualcuno Forte. magari ti ha spiegato un po' come funziona questa settimana a livello mentale che devi insomma mantenere la calma? Ah, assolutamente, la pazienza è la parola, la parola chiave. Ho la fortuna di avere un po' di amici che gareggiano con me, però insomma non è che mi vivo proprio la gara, sono tipo San Giovanni che l'ha già fatto, Irama che l'ha già fatto, Annalisa che l'ha già fatto, quindi mi hanno dato due o tre consigli proprio su come gestire l'ansia prima della, appunto della gara. Parliamo invece della tua canzone, è un po' una svolta particolare a livello musicale, una svolta folk. Mm -hmm. Abbiamo fatto tutto questo disco nuovo in California perché sono sempre stato fan della musica country, per me c'è una correlazione tra dove vengo io, cioè Genova, cantautorato genovese, e quel tipo di musica lì e quindi siamo andati a scoprire un po' questo, questo genere con gli autori e i produttori di quel mondo lì americano. A proposito invece di cantautori, è eh, la serata delle cover con il grandissimo professore il Roberto professore, Vecchioni. Il professore è un uomo gigantesco. Io quando l'ho conosciuto un po' di giorni fa che abbiamo fatto le prove mi ha proprio dato l'idea di quanto fosse, fosse un professore perché è riuscito subito a togliermi la soggezione che inevitabilmente hai di fronte a Roberto Vecchioni ed è stato proprio... Proprio bravissimo. Infatti, spero di essere all'altezza del brano, che sogno ragazzo sogna, che è un brano incredibile e di lui. Quindi, durante le prove, insomma, ti sei molto emozionato immagino. Eh, inevitabilmente, chiaramente, io ho proprio ricordi con vecchioni. Perché mio padre cantava sempre Lucia San Siro a mia madre, tipo le serate karaoke dei villaggi turistici e mia madre lo guardava con gli occhi a cuore. Quindi, io ho proprio ricordi, io ho un poster di vecchioni in casa mia. Quindi, insomma. Da fan proprio lo faccio sì. questa cosa qua. A proposito dei tuoi, insomma tu sei di Genova, eh, Sanremo in Liguria eh, La mia an Liguria. ancora di più, <ride> ancora di più, chissà che tifo c'è a casa. Sì, 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 diciamo che noi guardavamo Sanremo da molto tempo prima della rivoluzione di Amadeus, eh, quindi ho proprio ricordi in famiglia di, di Sanremo. Mi sarebbe piaciuto che i miei nonni mi guardassero, purtroppo questa cosa non, non succederà, però la famiglia c'è ed è unita. Allora, senti, prima di salutarci, eh, la canzone del festival di tutti questi anni che ricordi di più? La, la canzone sì, che, che mi. che ti è piaciuta di più, che hai cantato di più? Ma, ti ma è forse emocionato. salirò, salirò, perché è stato un brano. secondo me c'è un primo e un dopo quel brano al festival di Sanremo. Grazie mille, ad Alfa. Grazie a voi.